Abbiamo prima Lorenzo Galliani, che è un insegnante di religione, che è tornato a trovarci. Accogliamo il buongiorno, buongiorno, ben tornato, benvenuto. Abbiamo bisogno del tuo aiuto stamattina. Ma mica solo noi, tutte le persone che ti seguono, insomma, i tuoi alunni, le tue alunne. Perché? Perché tu hai fatto questo libro, Canzoni in classe, partendo da un'idea, il fatto che le canzoni, come a noi insegnavano quando andavamo a scuola e quando appunto trasmettevano quei messaggi che ancora adesso ci ricordiamo, non tutto il passato è bello e non tutto il presente è da buttare, perché ancora oggi esistono canzoni che possono far venire in mente qualche buona idea. Beh, l'idea è proprio quella, cioè che le canzoni e la musica siano degli strumenti ottimi per provocare un dialogo, per aprire dei temi anche in classe, certamente non l'ho scoperto io. L'idea è quella di toglierci un po' di nostalgia, che fa molto bene, però delle volte non ci fa pensare che tanto buono c'è anche oggi, quindi anche canzoni degli ultimi 10 anni, il criterio che mi sono dato con la casa editrice Ancora è questa, hanno molto da dirci. 94 delle 99 canzoni proposte, poi la centesima è il lettore che la deve proporre, ecco, sono degli ultimi anni, sia di cantanti e gruppi magari più intergenerazionali, sia di cantanti e gruppi più legati ai giovani. Quindi grazie, come vedi, Montagne Verdi non c'è, sono vecchio. Non c'è Montagne Verdi, non c'è, però è la canzone di mia nonna, quindi ecco. Sono molto legato. A proposito, che il passato ha delle radici da tramandare. E qual è una tua canzone del cuore? Ce ne sono molte, molte di Ligabue, di Pezzali, dei cantautori italiani, di Guccini. Io poi vengo da Bologna e sono fortunato, insegno in due scuole, e in una di queste si trova in via D'Azeglia a Bologna, che è la via di Lucio Dalla. Quindi insomma, abbiamo l'imbarazzo della scelta. Non sarà la sera dei miracoli parlando di Lucio Dalla, ma una mattinata bella, sì. Allora chiamiamo Rocco De Stefano, che è un altro nostro amico, eccolo qua. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Abbiamo visto ultimamente, insomma, qua a presentare un libro, L'influenza di Dio, ma poi ne riparleremo anche. Buongiorno, ma quest'oggi qua in veste canterina e sì, suonatrice e anche commentatrice, lo vedremo poi. Mi ritrovo una chitarra, forse. Ti ritrovi così, una chitarra pronta per te. Pronta per me. Per farci sentire una delle canzoni contenute proprio nel libro di Lorenzo. Qual è? Una su un milione. E allora, ascoltiamola insieme. Accettami e vedrai, insieme cresceremo. Qualche metro in più e il cielo toccheremo. Più alti dei giganti, più forti di Godzilla. Faremo una crociera su una nave tutta gialla. Andremo su un'isola che sembra disegnata, con colori enormi e un mare da sfilata. Quanto mi riguarda, ho fatto già il biglietto. Ti prego non lasciarla, canta un sogno in un cassetto. Amo, amo, è qualcosa di speciale. Su e giù per lo stomaco è come un temporale. Amo, amo, è il sugo sulla pasta. Finché non è finito, non saprò mai dire basta. Solo un'avventura. Amo, amo, è una semplice canzone che serve a me per dirti che sei una su un milione. Grazie Rocco. Lorenzo, un evergreen questa canzone. Sì, questa è una delle canzoni fuori quota, perché è già maggiorenne. È una canzone forse un po' ingenua, però bella, semplice, perché beh, intanto sono un po' campanilista. Il video è girato a Bologna e ci presenta una coppia in tre momenti della vita: bambini, giovani e anziani. E quindi no, nella sua semplicità, nei suoi riferimenti al cibo, anche qui il fatto di essere bolognese aiuta molto, però ci racconta di un amore come di qualcosa che non è legato a un'esperienza limitata, no? Ma che è un progetto. E in questo, insomma, anche il video aiuta molto a raccontare il testo della canzone. Rocco, tu che l'hai cantata e sì, suonata, e ti ringraziamo per essere a questa nel mattino alle 7.39, così non avete la sveglia ma avete Rocco e Stefano, perché avete acceso il suo TV 2000. Che ricordi ti dà questa canzone?
No, questa canzone mi sembra, faccio una battuta, una canzone francescana, perché parla di un amore semplice, no? Dice, l'amore è il sugo sulla pasta, anche se per me è la pizza margherita, devo dire. Però comunque mi piace tantissimo quando dice, accettami e vedrai, insieme cresceremo. Perché per me, ecco, l'amore è accettare l'altro con me, in realtà non solo l'amore, in generale. Quindi cominciare dicendo, accettami e vedrai, insieme cresceremo, per me è proprio la frase che può spiegare meglio come bisogna comportarsi, no? Come bisogna vivere le storie d'amore e pure l'amicizia, ecco. E parlando di amore, io vorrei chiedere alla regia di farci vedere una foto. Una foto, Lorenzo. Vediamo, arriva. Perché Lorenzo, qua. Ecco! Il giorno del tuo matrimonio. Diciamo che Salutiamo tua moglie. La persona vicino a me dovrei conoscerla, sì. Sì, si chiama Carla. Sono stato ospite qui, insomma, 5 anni fa. Qualcosa è successo nel frattempo, per cui sì. Insomma, c'è una persona che mi sopporta, che è Carla. E poi ci sono due bimbe splendide, che sono Anna, che ha 3 anni, e Irene, che è nata a gennaio. E allora le salutiamo, gli mandiamo un bacio a tutte e tre. Giusto. Un bacio a loro. Non sappiamo se esiste una canzone che vi rappresenta a voi come famiglia, a voi come coppia, quindi non te lo chiedo per non essere inopportuno, ma tante sicuramente sono le canzoni contenute nel tuo libro. Come le hai scelte? Qual è stato il criterio, al di là dei criteri temporali che ci hai descritto? Ma hai chiesto aiuto anche agli alunni, agli studenti? Ecco. Diciamo che noi siamo insegnanti, quindi qualcosa anche della scuola, il fatto che abbiamo la cattedra più grande dei banchi dice che noi siamo a un livello superiore, ma in realtà funziona molto anche chiedere e accettare che i ragazzi abbiano molto da dire a noi. Quindi una buona parte di queste canzoni derivano anche dall'aiuto che io ho chiesto senza dignità ai miei alunni, che fortunatamente mi è stato dato. E poi da amici, anche da semplicemente dalle canzoni che ascoltandole sentivo che mi dicevano qualcosa. E allora adesso, Rocco, sei pronto per riprendere la chitarra? Te certo. La senti? E allora adesso sentiamo un successo di Cesare Cremonini, Nessuno vuole essere Robin. Quel che vorrei dirti stasera è, non ha importanza, è solo che a guardarti negli occhi mi ci perdo. Quando il cielo è silenzioso e mi nevica dentro, se giurassi di dormire con te, non toccarti, ma certo, vuoi dormire col cane. Sai quanta gente ci vive coi cani, ci parla come gli esseri umani. Intanto i giorni che passano accanto li vedi partire come treni che non hanno binari, ma ali di carta. E quanti inutili scemi per strada su Facebook che si credono geni, ma parlano a caso mentre noi ci lasciamo di notte, piangiamo e poi dormiamo coi cani. Ti sei accorta anche tu che siamo tutti più soli, tutti col numero 10 sulla schiena e poi sbagliamo i rigori. Ti sei accorta anche tu che in questo mondo di eroi nessuno vuole essere Robin. Grazie a voi. Prima di sentire Lorenzo qual è, insomma, il succo di questa canzone, chiedo subito a te, Rocco, questa è una canzone anche più relativamente più recente, perché poi ci sembra sempre che sono dell'altro sì. Giorno, in realtà qualche anno è già passato. Che ricordi hai, che cosa associa a questa canzone? Mi piace tantissimo la melodia, mi porta in un altro mondo. Poi ecco, diciamo, questa canzone parla, ho visto, si sente, no, della solitudine. Io mi immagino Cremonini che va sotto casa di questa ragazza e poi dopo lei dice, no, guarda, preferisco dormire col cane, quindi praticamente Cremonini rimane solo come un cane e il cane invece rimane in compagnia. Scherzi a parte, parla proprio di questa solitudine, si legge proprio quando dice, soprattutto questi geni su Facebook, che si chiedono, queste persone che si chiedono geni, questa tipologia di solitudine deriva da una sapienza che del so tutto, che non crea il dialogo. E quindi togliendo il dialogo, se io so tutto, tolgo il dialogo e va a finire che rimani solo. Quindi questa mi piace molto questa cosa. E poi Robin, che è la spalla,
nessuno vuole essere una spalla, però noi stamattina stiamo parlando di Robin, quindi non è tanto male essere spalle forse a volte. Lorenzo, una canzone anche per affrontare con i ragazzi il tema della fragilità. Sì, ma intanto vi ringrazio di aver portato Rocco, perché se l'avessi dovuta cantare io sarebbe stato un disastro. Ma anche se Lorenzo, io so che tu volevi andare allo Zecchino d'Oro. E c'è una ragione per cui non sei andato. Non è proprio così. Però è accaduto, ero alla scuola materna, uno dei pochi ricordi, ma molto dolci, che ho della scuola materna, quando arrivò Marielle Venter, la storica direttrice del Coro dell'Antoniano, e venne a fare una sorta di provino, non so come chiamarlo, ad ascoltare noi bimbi cantare, e dovevamo scegliere tra Fra Martino e un'altra canzone, e poi ci riempiva di complimenti. E credo di essere stato l'unico bimbo che al Ma di Martino, cioè alla seconda sillaba, insomma, sono stato fermato, ho detto va bene così, va bene, grazie Lorenzo, grazie. E già da allora hai dimostrato che anche essere Robin, anche essere i secondi può portare a qualcosa di buono, perché poi ha fruttato tante cose, incluso questo libro, di cui continuiamo a parlare dopo la pubblicità, e grazie, finalmente canterà a squarciagola insieme a noi. Tango di Taranaia, tra poco. Lorenzo Galliani è un insegnante di religione con lo spartito a fianco, perché utilizza le canzoni della musica leggera, specialmente quelle degli ultimi anni, per comunicare con alunni e alunne. E Rocco De Stefano quest'oggi ce ne propone alcune tratte dal suo libro. E ascoltiamoci subito Tananai con Tango. Non c'è un amore senza una ragazza che pianga, non c'è più telepatia. È un'ora che ti aspetto, non volevo dirtelo al telefono. Eravamo da me, abbiamo messo police, era bello finché ha bussato la police. Tu, fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta, così non ti offro da bere, non ti ho conosciuta. Ma ora addio, va bene amore mio, non sei di nessun altro e di nessuna io. Lo so quanto ti manco, ma chissà perché Dio ci pesta come un tango e ci fa dire amore tra le palazzine a fuoco. La tua voce riconosco, noi non siamo come loro. È bello, è bello, è bello, è bello stare così davanti a te in ginocchio sotto la scritta al neon di un sexy shop. Se amarsi dura più di un giorno, è meglio, è meglio, è meglio che non rimani qui. Io tornerò un lunedì, ma non è mai lunedì. Grazie Rocco. Lorenzo, ne parlavamo durante la pubblicità, tra le canzoni che hai inserito nel libro, forse questa è una che inizialmente, dicevamo, era stata un po' sottovalutata, ma è una canzone che ci riporta all'attualità, una canzone importantissima, piena di significati. Sì, capita, ed è forse uno dei peccati più gravi per un insegnante, di sottovalutare i propri studenti, no? E di non vedere il bello che hanno dentro. Ecco, io ho sottovalutato molto questa canzone, perché sì, è una canzone d'amore, però è anche altro. E, le palazzine che vanno a fuoco non sono solo un'immagine simbolica, ma sono davvero palazzine che vanno a fuoco, perché il video ci porta in Ucraina, ci porta in una coppia, in una famiglia che viene spezzata, no? Dalla guerra. C'è l'immagine del video della coppia abbracciata in una foto in cui evidentemente vivevano un momento felice i due, però si strappa, il video va avanti con una parte dello schermo che ci mostra lei con la figlia che scappano dall'Ucraina e lui con la divisa militare. Allora questo tango, che adesso io non sono un esperto di balli, però prevede un allontanarsi e non riavvicinarsi, qui è solo un allontanarsi e non per un ballo, una danza o qualcosa che ha a che fare con l'amore, ma per un effetto catastrofico, uno dei tanti della guerra. E se la musica è contenuta nel tuo libro, nel tuo invece l'influencer di Dio è un altro modo, partendo anche ricordando i mezzi tecnologici per parlare proprio di Dio. Sì, è un altro modo per parlare di Dio, si parte appunto, adesso racconto la trama in brevissimo. C'è Dio che è preoccupato perché vede che sulla terra ci sono rimasti pochi credenti, e che cosa fa?
affida la promozione del cristianesimo a un pubblicitario, però questo pubblicitario è ateo, quindi non sa niente di Gesù, del Vangelo, comincia a fare delle pubblicità assurde, dei video su TikTok assurdi, e mi piace perché inizia in paradiso, con Dio appunto che declama questa cosa, dice ragazzi dobbiamo fare qualcosa, chiede a Sant'Ignazio di fare discernimento per capire cosa fare, e poi c'è Gabriele che scende sulla terra in un bar, mentre Fabio, che è il protagonista pubblicitario romano, è ubriachissimo, e c'è questa annunciazione della missione. E da lì poi parte una storia dove c'è anche magari l'amore, e c'è un frate molto speciale che lo aiuta in questa sua missione. Riuscirà Fabio a promuovere il cristianesimo? E questo non lo so, non lo sappiamo, bisogna leggerlo. E quindi... questo è il libro di Rocco, che ce l'abbiamo, sì. Siamo preparatissimi, abbiamo tutti i libri, ve li facciamo vedere e non possiamo che ringraziarvi davvero di cuore, ci avete fatto iniziare questa mattina nel modo più bello, con la musica. Grazie Rocco, grazie Lorenzo. Grazie mille. Ma questa